scattata da una decina di giorni la raccolta delle olive nelle Marche in un'annata segnata dalla siccità, tanto che si stima un calo della produzione di circa il 30% rispetto alla media storica. A darne notizia è la Coldiretti Regione, secondo cui il raccolto 2017 dovrebbe attestarsi intorno ai 25.000 quintali. Rispetto alle previsioni di un mese fa, le piogge autunnali sembrano aver leggermente migliorato la situazione, osserva l'organizzazione agricola, il raccolto sarà comunque notevolmente ridotto. Nulla di paragonabile però ai livelli del 2016, quando le olive si erano più che dimezzate. Il calo lo si deve principalmente alla siccità che ha colpito le Marche nel periodo giugno-agosto. Nel pesarese però si segna un calo più ridotto, intorno al 15%, mentre la punta di diamante è l'Ascolano e il Fermano, dove si arriva anche a un meno 40%. Ma sì, i quantitativi sono in calo, ad alzarsi sono la qualità e la resa del prodotto finale, come testimoniano i frantoiani del territorio che notte e giorno macinano oltre 250 quintali. Allora, la nuova campagna si presenta molto bene sotto l'aspetto sia quantitativo che qualitativo. Difatti quest'anno abbiamo dei prodotti ottimi, il frutto dell'olivo non è rovinato perché non abbiamo presenza di mosca olearia e quindi avremo un olio con un bassissimo tenore di acidità dovuto ai frutti sani, e quindi la raccolta e la qualità è ottima quest'anno. Le Marche vantano anche due DOP nel settore olivicolo. Una è la Olio di Cartoceto DOP, dove anche sapienti produttori hanno saputo ricavare dalla pianta olivo, anche oltre che il buon olio, un liquore addirittura di epoca romana. Si adoperano le foglie, le cortecce e poi aromi naturali. In infusione per circa 4-5 mesi. E ci sono dei periodi da poter prendere il materiale sulle piante e questo è tutto. Però è un liquore che ha 2000 anni di storia e noi l'abbiamo riscoperto e ha ottenuto ottimi risultati sia in Italia che all'estero.